In Italia abbiamo la caponata, in Spagna hanno il pisto, in Francia c'è la ratatouille, che noi siamo abituati adesso a vedere quella del cartone animato, del topolino, della teglia tutta rotonda, ma la vera ricetta è questa, ma dopo vediamo anche su quell'altra. Ingredienti, verdure di stagione, zucchine, peperoni, melanzane, cipolla, aglio, un po' di spezie, ma adesso li vediamo tutti uno alla volta. Laviamo tutte le verdure e cominciamo tagliando le zucchine e le melanzane a pezzi piuttosto grossi, anche rotondi, però l'importante è che abbiano un po' di spessore, perché dopo cuocendo riducono la metà e quindi se le tagliamo troppo piccole poi non ci resta attaccato niente, viene fuori un minestrone, quindi devono essere un po' spesse. Stessa cosa facciamo con la melanzana. Ma se vuoi che ti faccio anche la ricetta della ratatouille, quella del topolino, quella del film, lasciami un like. Se arriviamo a 5000 like farò anche quella, è molto carina come ricetta. La ratatouille è una ricetta piuttosto semplice, ma non è banale, servono un paio di accorgimenti, tanto sono due cotture separate, le zucchine e melanzane da una parte vanno dentro nel forno in una teglia, un pochino di olio, mischiare bene, poco olio, perché la melanzana è infida, più olio li mettete più ne assorbe e poi te lo restituisce, quindi dentro in forno 200 gradi 20-30 minuti, forno già caldo. Poi servirà una pentola, uno spicchietto di aglio, se lo volete mettere, nella ricetta ci va. Poi ci va una bella cipolla, se volete anche di più, la cipolla è importante, però io ne metto una, che è già un bel sapore. Le zucchine melanzane che abbiamo messo nel forno, volendo si possono fare anche fritte, le friggete a parte e poi le aggiungete alla ratatouille, però fritte assorbono un mucchio di olio, ci vuole anche più tempo, ti puzza la casa, quindi le buttate in forno mezz'oretta, loro prendono colore, si asciugano un pochino e dopo sono pronte da aggiungere alla ratatouille. Nel frattempo prepariamo la base, abbiamo messo la cipolla, un pochino di aglio, ora ci mettiamo una carota, se avete anche un bel gambo di sedano aggiungetelo, io lo aggiungo dopo perché ce l'ho in un formato un po' speciale, dopo vi faccio vedere. Ora ci va un peperone, io per fare un po' di colore cosa ho fatto? Ne ho messo dentro mezzo peperone rosso, mezzo peperone giallo, così viene più bella, no? Fa cinema, spettacolo, bellissima. Però se ce l'avete tutto rosso, tutto giallo, tutto verde, va bene lo stesso. Lo aggiungiamo, perché il peperone di qua e le melanzane no? Perché il peperone non assorbe acqua e ne fa poca di acqua, quindi va benissimo nella base. Poco olio extravergine di oliva, buono, e andiamo sul fornello. Vedete che sta già rosolando, un bel fuoco bello vivace. Ora mettiamo le erbe di Provence. Ci metto un po' di timo, va bene anche l'origano, va bene la maggiorana, una bella dose di prezzemolo. Ecco il mio sedano, io ho fatto una montagna di sedano, ho fatto i sacchettini, l'ho messo in freezer perché è quello dell'orto, adesso siamo in estate per il sedano è già tardi e quindi cosa faccio? Quando devo fare una ricetta con il sedano tiro fuori il mio sacchettino, ne tiro fuori una manciata e poi lo rimetto in freezer. Ora, ho rosolato anche il sedano, metto dentro 300 g di salsa, va bene la passata, va bene i pelati, va bene quello che volete. Una sciacquatina alla scodellina, al barattolo dove c'era dentro la salsa, non tanta acqua, una sciacquatina appena appena e abbiamo già bello che diluita la nostra salsa, la mandiamo in ebollizione. Andiamo a vedere nel mio povero forno scassato come vanno le zucchine melanzane, si sono cotte sopra, vedete, sono ancora crude sotto, però sopra hanno preso un po' di colore, si sono asciugate un pochino, vanno benissimo, dentro insieme ai peperoni e al sugo. E gli diamo una bella giratina, una bella mischiatina, perché comunque sono ancora piuttosto crudi. Mettiamo il coperchio, dobbiamo aspettare 30-40 minuti, fuoco lento, ogni tanto gli date una guardata, gli date una girata. Dopo circa 30 minuti ci mettiamo sale e pepe. E a piacere ci mettete del peperoncino, sta molto bene col peperoncino e ci sta bene anche un po' la paprika, però va benissimo il peperoncino. Io uso questo qua col contagocce perché è peggio della dinamite, ho dovuto mettere il contagocce perché mi facevo del male con quel peperoncino lì, pericoloso, ci vuole il porto d'armi. Una bella mischiatina e gli faccio fare ancora 10 minuti perché vedete la zucchina ancora un po' bianchina lì, ecco, ancora 10 minuti gli fa solo bene. Questo è uno stufato di verdure, quindi stufato, stufa, si deve stufare, deve andare piano piano. Nel frattempo ho preparato anche una bella pizza con le cipolle e io oggi a mezzogiorno una fetta di pizza, due cucchiaiate di quella ratatouille qui e io sono il padrone del mondo. Quindi mi raccomando, se vuoi vedere la ricetta della ratatouille, quella del film del topolino, lascia il like e se arriviamo a 5000 la farò. Nel frattempo la mia ratatouille, quella originale,
è pronta, la mettiamo in una bella scodellona, roba di spessore, se avete una bella bruschettona o la pizza come ho fatto io, mettetela vicino che andrà benissimo. Come sempre vi invito a venire qui sotto in descrizione dove c'è la ricetta scritta bene per esteso, stampabile, dove ci sono scritte anche tante belle cose, tutte per voi. Vi invito a lasciare il like che vi dicevo prima e ad iscrivervi al canale per le prossime ricette. Un carissimo, grandissimo, affettuosissimo saluto da Gabriele. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti.